Nuova vincente puntata di Benvenuti a Tavola, tra pochissimo su Telebelluno, quando parleremo di... vigneti. Ma è un argomento serio questo? Serissimo, la prossima vita io avrò un vigneto. Io so già dove andare a vivere. Buona visione da Pastificio Feltrino a Feltre, La Mela, frutta e verdura a Belluno, Pasticceria Gelateria La Briciola a Formegan di Santa Giustina. Buongiorno Joy, benvenuta a tavola. Benvenuta a tavola a tutti quanti. Settimana dopo settimana l'abbiamo praticamente persa. È stato proprio un picco verso il basso. Cosa prepariamo oggi, Joy? Oggi prepariamo un risottino speciale. Okay. Un risottino con la zucca e il pinot nero di Pian delle Vette, che è un'azienda vitivinicola che si trova a Pren. Le viti sono piantate a Pren, a Cesio Maggiore. Massimo e Rosalia stanno facendo un lavoro fantastico. Ciao Massimo, ciao Rosalia. Non era pubblicità, eh? Ma mi pagano. Ma, vai, ingredienti. Riso, zucca, cipolla, olio, burro e grana per mantecare, sale e pepe e pinot nero. Allora, scaldiamo l'olio e ci mettiamo quella cipolla meravigliosamente tritata che ha fatto la nostra Giorgia. Per i miei professori, per i miei professori so che questo non è un trinciante. Facciamo tostare la cipolla. La cipolla è pronta, buttiamo il riso a tostare. La Giulietta mi ha fatto una domanda: quando è che il riso si vede che è tostato? Il riso, in effetti, bisogna sempre mescolarlo. E si vede che è tostato perché perde l'opaco e diventa traslucido, sì. Vero maestra? Scusi, mi passa quel nettare degli dèi. Allora salutiamo dai seriamente Massimo e Rosalia, speriamo di avergli ospiti presto. Buttiamo. Butta Nina, butta, che il riso na sull'acqua ma mor sul vin. E nel frattempo noi abbiamo anche preparato la zucca. La zucca, abbiamo stufato una cipollina, ci abbiamo messo la zucca tagliata a cubetti, abbiamo allungato con un po' di latte e l'abbiamo fatta cuocere 5-6 minuti. A metà cottura del riso noi aggiungeremo la zucca. Allora Joy, abbiamo sfumato il vino rosso, abbiamo buttato il composto di cipolla. Cipolla, zucca e un po' di latte per ammorbidirla un po', poi si butta a metà cottura così finisce di cuocere. E abbiamo accompagnato il riso un po' alla volta con il brodo caldo. Adesso siamo a fuoco spento, lo mantechiamo. Ci mettiamo un po' di prezzemolino tritato. Questo è sempre il tuo, Joy? Senti. Mamma mia che buono. Mamma mia che buono. Cotto e benvenuti a tavola. E noi ci rivediamo su Italia 1 domani alla stessa ora. Non perdete un'altra puntata con Benedetta. Bye. Arrivederci da Pastificio Feltrino a Feltre, La Mela, frutta e verdura a Belluno, Pasticceria Gelateria La Briciola a Formegan di Santa Giustina.